Aspetterà una banda, avrà una parata, avrà... E lui... Perché ora non andiamo al vagone ristorante a vedere queste due ragazze? Certamente. Non ci pensare. Scopare, scopare, scopare. Deve fare una cosa, mi devo prima cambiare. Ci vediamo al bar, eh? Vabbè. Ok. Fotti in treno, pensi meno. Sbrigati. Le raccomando le sogliole, sono bellissime, freschissime. Ah, bene. Possiamo prenderle, no? Questa è la carta dei vini. Vuoi vedere? No, grazie. Ah, ciao. Allora, questa è Cleo. Clo. Salve. Clo, Stefani. Salve. Allora... Che c'è di buono? La giacca rossa ci ha raccomandato la soglia. Sì. Non vedo niente che la tiri. Che ne dice di questi tornedos messicani? È tornedo. 1,64, 1,65. Dio mio, un'altra più alta di me. 66. Ah! C'è un gran bel personale viaggiante, eh? Tu arrossisci. Tu sei strano. Proprio strano. Ehi, vacci piano che ti scoppia il naso, Stefano. Stefano. Oh, scusa, Stefano. Senti, Flo, baceresti un cretino? Perché no, se me lo chiede per favore. Scusate un secondo. Ah, prego, prego. Ciao, Jack. Bisogna conoscerlo. Salve, Jack. Tutto. Forse sono timido. Sì, timido, ecco. Cosa posso fare per lei? Le do qualcosa? Scotch con ghiaccio. Scotch con ghiaccio subito in arrivo. Io. Ho visto che avete pescato così due belle ragazze. Certo, perciò sono al bar. Capisco, non attacca. Beh, non è proprio per questo. Se non si sente di intendersi con quelle, può sempre intendersi con me quando vuole, ok? Intendermi? Dicevo, qualunque cosa le occorra, io ce l'ho. Mi fai passare, Cloto. Scusami. Dove vai? Torno subito. Non ha delle olive? Sì, signorina, si serve pure. Ecco. Grazie. Vuole un'oliva? No, non voglio un'oliva. Un po' di scotch? No. Viaggio stesso in treno? Beh, qualche volta. Mi sembrava nervosa. Come? Nervosa? Come se avesse paura, ecco. Sa, io ho paura dell'aereo, è più forte di me. Così prendo sempre il treno. Allora ho pensato che avesse paura del treno. No, io non ho più di quelle paure. No? No. Io... ho paura molto di rado. Lei che fa di bello? Io sono in un college, sono in vacanze di Pasqua. Sto andando dal Kate con la mia amica. I suoi hanno una casa laggiù. Sa a chi somiglia lei? A chi? È una ragazza che vedi su un cartellone in un campo di grano con una faccia martella. È strano, io ero oltremare e andai... a Berlino Est vidi quella ragazza con la faccia e martello in mezzo al grano. C'era un uomo con lei, ma ancora non l'ho visto qui sul treno. Posso dire una cosa? Non la conosco, ma vorrei dire una cosa. Io la trovo bellissima. Lo so che è molto all'antica oggigiorno dire a una che è bella, ma lei lo è. Oddio, io vorrei abbracciarla, parlare con lei. Sentirla, ma non so come fare, vede?
Sono molto timido, è difficile per me. Penso che mi piacerebbe che venisse nel mio scompartimento. Lei capisce? Capisce cosa voglio dire? Ok, allora le propongo di seguirmi. Guardami. Senti, non ho molto tempo, guardami. Guardami. Ti prego. Mi metti a disagio. Vieni.